Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon pranzo. Sono le 13 di questo giorno, il 21 maggio 2021. Ne colgo l'occasione, mi sono impappinato, colgo l'occasione, inizio con questa diretta facendo gli auguri al mio bimbo Fabio che compie oggi 5 anni e partiamo con questo Bike Italia Talks della pausa pranzo dopo una settimana di stop dovuto a impegni vari ed eventuali per parlare di un argomento importante, non solo importante, ma un argomento soprattutto fondamentale in quella che è la gestione dell'allenamento, che è la gestione della prestazione fisica, ma che moltissimi, moltissimi ciclisti purtroppo faticano a fare propria, che è il riposo, ma soprattutto quello che è la grande paura del ciclista, perdere la forma fisica. Io mi occupo di visite biomeccaniche ormai dal 2015, dal nostro laboratorio di Monza, ma anche da tutti gli altri, quelli che abbiamo in giro per l'Italia. Nei nostri Bike Italia Lab sono transitati tantissimi ciclisti e una delle paure più forti, una delle ossessioni, uno dei veramente delle cose che fanno più paura al ciclista è perdere la forma fisica, perdere il fiato. Una delle cose, delle ossessioni che, unita a quella che abbiamo visto in un'altra diretta essere lo sballo del ciclista, provoca spesso e volentieri un atteggiamento di allenamento ossessivo-compulsivo, cioè un allenamento che è quasi da maniaco, quasi da veramente ossessionato dall'andare in bicicletta. Ci sono atleti, ci sono nostri clienti che il giorno prima di una gran fondo fanno 3 ore in bicicletta per tenere vivo il muscolo, come se il muscolo, se non pedaliamo, fosse una sostanza morta che attiviamo esclusivamente se pedaliamo. Il volume spazzatura, cioè quel volume di allenamento che ci fa stancare ma non ci fa migliorare, è una delle cose, delle caratteristiche più comuni a tantissimi ciclisti, ma comunque in generale agli sportivi di endurance. E quindi in questa diretta voglio andarvi a parlare un attimo di questa caratteristica, di questa cosa. In quanto tempo perdiamo la forma fisica se non pedaliamo? Per capirlo dobbiamo partire però da un presupposto, dobbiamo partire soprattutto da come posso dire, da una caratteristica fisiologica. Facciamo partiamo dalle basi. Allora, la prima base è questa. Ci sono quattro punti che noi dobbiamo conoscere, quattro aspetti. Il primo è questo, l'allenamento. L'allenamento è quella fase in cui io sto muovendo il corpo, lo sto sottoponendo a uno sforzo fisico, che in questo caso è la pedalata, e questo sforzo fisico, in base al volume, cioè alla durata, in base all'intensità, cioè a quanto è impegnativo, avrà un effetto sul mio corpo, un effetto di stress. Cioè, alla fine dell'allenamento io non starò meglio, io starò peggio, la mia forma fisica sarà peggiore alla fine dell'allenamento, perché sarò affaticato, perché avrò prodotto una fatica a livello del sistema nervoso e a livello del sistema muscolare, avrò accumulato lattato nel sangue, avrò sovraccaricato i miei tendini, eccetera, eccetera. Quindi non è l'allenamento in sé quello che ci fa migliorare. L'allenamento è l'effetto stressante che noi applichiamo sul nostro corpo. Poi c'è il recupero. Nelle ore successive il nostro corpo attiva delle strategie, degli adattamenti, si chiamano in termine tecnico, per assorbire lo stress dell'allenamento e quindi migliorare. Quindi capiamo bene che non è l'allenamento in sé quello che ci sta facendo migliorare, bensì se noi avessimo un grafico, dopo l'allenamento la nostra forma fisica sarebbe più bassa. Ma è il recupero successivo, è il riposo e la gestione dell'alternanza riposo-allenamento è quella che fa la differenza fra chi si allena bene e chi si allena male. Poi abbiamo il deallenamento, che è conosciuto anche come detraining, cioè la perdita degli adattamenti costruiti con l'allenamento.
Quello avviene quando facciamo uno stop, quindi un recupero o un riposo eccessivamente lungo rispetto a quelli che sono gli standard normali. E infine abbiamo il tapering. Il tapering, che non ha una traduzione in italiano, è quella fase prima di una competizione in cui volontariamente noi andiamo a ridurre il carico di allenamento. Può durare da una settimana a 2 settimane, e in questa fase, che è la fase finale che ci conduce alla gara, abbassiamo il ritmo, riduciamo l'intensità, riduciamo il volume. In sostanza, favoriamo il recupero. Quindi capiamo che noi ci troviamo di fronte a 4 variabili. La variabile dell'allenamento, che è la variabile che ci porta a stressare il nostro corpo. Il riposo, cioè il recupero, favorire l'attività del nostro corpo per assorbire gli effetti dell'allenamento. Poi abbiamo il deallenamento, cioè quando tra un allenamento e l'altro passa troppo tempo e quindi tutti questi adattamenti vengono persi. E poi abbiamo il tapering, cioè la volontaria riduzione dell'allenamento per arrivare freschi alla gara. Ora, dato che la gestione del tempo è importante, quanto tempo serve fra un allenamento e l'altro per recuperare bene? Gli studi dicono questo. Un allenamento della tecnica, quindi non impegnativo a livello motorio, nel senso non impegnativo a livello metabolico, può essere assorbito dal nostro corpo in 12-24 ore. Un allenamento della resistenza aerobica, quindi un allenamento in bicicletta prettamente aerobico, viene assorbito in circa 24 ore, 48 se l'allenamento è di un'intensità molto alta o di un volume, di una lunghezza molto elevata. Gli allenamenti della forza muscolare invece richiedono almeno 48 ore per essere recuperati. Quindi abbiamo già capito quella che è l'importanza della densità o frequenza dell'allenamento settimanale. Perché? Io non posso fare una pedalata al mattino, una pedalata al pomeriggio e pensare di migliorare, perché semplicemente sto aumentando il carico a livello stressante del mio corpo, senza però dare il tempo, queste 24 ore, come dire, di adattarmi, di assorbire l'impatto allenante. Quindi, ricapitolando, noi abbiamo bisogno per un allenamento della tecnica di 12-24 ore di riposo successivamente a questo allenamento. Per un aumento della resistenza aerobica, 24 ore, 48 se l'allenamento è estremamente impegnativo o lungo, faccio 6 ore in bicicletta, probabilmente avrò bisogno di più tempo, 48 ore per un allenamento prettamente della forza muscolare. In quelle ore il nostro corpo non sta perdendo la forma, il nostro corpo sta migliorando la sua forma fisica. Noi partiamo, immaginiamo un grafico, noi abbiamo questa parte che è la nostra linea, la nostra base di forma fisica. Dopo l'allenamento la nostra base si abbassa, nelle ore successive si rialza e supera quella precedente con la supercompensazione. Se io non do il tempo al mio corpo di recuperare, sto facendo volume spazzatura. Sto continuando a pedalare senza migliorare, anzi continuando a peggiorare. Il problema è che moltissimi ciclisti sono convinti che se non pedalano tutti i giorni perderanno la forma. Se non fanno 3 ore di bicicletta il giorno prima della gara in fondo, non avranno i muscoli attivati, non avranno il sistema nervoso attivo per fare poi la gara in fondo, cosa che in realtà abbiamo visto non è vera. Perché? Perché il nostro corpo ha bisogno di recuperare. Ora, mettiamo il caso invece di lasciare dei recuperi più lunghi, dei recuperi che superano le 24, le 48, le 72, eccetera, le 72, 96 ore, eccetera, eccetera. Cosa succede? Quindi, quando scatta la perdita effettiva della forma fisica? La perdita effettiva della forma fisica, che si chiama deallenamento, detraining, ha 2 effetti. Gli studi hanno visto questo, che fino a un mese c'è quello che viene chiamato training effect, cioè io posso allenare la resistenza aerobica per un mese, poi non allenarmi per 2 settimane e non succede niente.
oltre i 30 giorni che si innescano i meccanismi di perdita di questi adattamenti. Quindi noi abbiamo un deallenamento a breve termine, che in sostanza è fino ai 30 giorni. Noi mettiamo il caso che oggi facciamo il nostro allenamento, da oggi 21 maggio fino a giugno, al 21 giugno 2021, non ci alleniamo più. Cosa succede al nostro corpo? Allora, innanzitutto noi abbiamo una perdita di circa il 4% del nostro VO2 max, cioè della capacità aerobica massima, del massimo consumo di ossigeno. Questo significa che avremo una perdita intorno al 4%. La forza muscolare si ridurrà di circa l'8% e le riserve di glicogeno muscolare, quindi di carboidrati che abbiamo a disposizione, si riduce intorno al 10%. Non vi sono invece delle riduzioni a livello dell'efficienza cardiaca. Quindi il nostro cuore è prestante esattamente nello stesso modo di un mese prima. Poi abbiamo gli effetti a lungo termine, cioè dal mese in poi ci infortuniamo, viaggiamo per lavoro, abbiamo la fortuna di fare una vacanza molto lunga. Cosa succede? Tornare al VO2 max di partenza, quindi mettiamo il caso che io sono un atleta, inizio con un VO2 max da 55 millilitri pro chilo al minuto e con il mio allenamento arrivo a 60, per tornare indietro ci vuole un anno, quindi devo stare fermo un anno. Per perdere la capillarizzazione muscolare, quindi quando noi pedaliamo, il nostro cuore con l'angiogenesi crea nuovi capillari per portare più sangue ai muscoli, ci vogliono 12 settimane per ridurre questo effetto. La forza muscolare invece si perde in maniera molto molto più lenta. È stato visto che un anno di fermo provoca una riduzione del 15-20%. Questo perché? Perché c'è una grandissima, grandissima interdifferenza fra i soggetti. Ci sono soggetti che tendono a perdere la forma fisica in maniera più repentina rispetto ad altri, e la grande differenza la fa gli anni di esperienza. Se io ho iniziato a pedalare a 12 anni e adesso ne ho 40 e smetto per un mese, il mio corpo è adattato, è ormai costruito intorno alla prestazione fisica, che per un mese non farà nulla, non perderà nulla. Ovviamente è diverso il caso in cui io pedalo, ho 40 anni, inizio a pedalare, faccio un anno con costanza e poi smetto. In quel caso la perdita degli adattamenti sarà molto molto più veloce, appunto perché il mio corpo non è strutturato. Questo cosa significa? Che gli adattamenti a lungo termine, cioè le modifiche sostanziali che noi abbiamo fatto al nostro corpo con l'allenamento, più sono strutturate, più sono di lungo periodo, quindi parliamo di 1, 2, 3, 10, 20 anni, più sarà difficile che il nostro corpo le perda in fretta. Questo significa che se pedalo il giovedì e la domenica ho la gran fondo, se venerdì e sabato non pedalo, il mio corpo non avrà nessuna ricaduta negativa sulla prestazione, anzi, probabilmente arriverò alla prestazione successiva in uno stato di freschezza. Questo perché? Perché noi ciclisti siamo convinti che quando ci alleniamo, alla fine conti solo il fiato. Quindi noi pedaliamo, stressiamo il nostro cuore, i nostri polmoni, al massimo stressiamo i nostri muscoli. Ma in realtà c'è un'altra componente che viene stressata, che è il sistema nervoso. Il sistema nervoso è il nostro sistema nervoso che è composto dal nostro cervello, dal midollo spinale, da tutti i nervi periferici. Il sistema nervoso è il computer, diciamo così, che governa tutti i nostri movimenti, tutto quello che succede nel nostro corpo, ed è il primo che si affatica. La fatica di tipo centrale, cioè la fatica del sistema nervoso, avviene molto prima della fatica muscolare. In studi al limite della galera,
in cui per esempio hanno fatto pedalare per 24 ore di fila un runner su, scusate, hanno fatto correre su un tapis roulant un runner per 24 ore di fila, è stato visto che a livello di biopsia muscolare le riserve di glicogeno, la struttura muscolare non era cambiata così tanto, cambiava tantissimo la contrazione massima volontaria, cioè la capacità del sistema nervoso di reclutare fibre muscolari. Quindi è il sistema nervoso il primo ad affaticarsi. E se io lascio 1 o 2 giorni di recupero, farò in modo che anche il mio sistema nervoso sia più fresco e quindi mi aiuti durante la mia gran fondo, durante la mia gara. Continuare a pedalare per paura che il muscolo non sia reattivo è in realtà controproducente, perché da un lato sto facendo semplicemente, mi sto stancando senza produrre miglioramenti, dall'altro non sto facendo nient'altro che continuare a sdrenare, termine tecnico, a sdrenare il mio sistema nervoso che poi in bici cosa farà? Avrà un ritardo nell'attivazione del cuore, perché il cuore ovviamente non è che sale e i battiti aumentano così, aumentano perché c'è qualcuno che è il sistema nervoso autonomo, simpatico, che gli dice guarda che devi aumentare i tuoi battiti. Il nostro cuore farà fatica a salire. I battiti saranno bassi perché appunto il sistema nervoso col nervo vago sarà stanco. La potenza in bici diminuirà perché le unità motorie, cioè le celle, chiamiamole così, energetiche dei nostri muscoli che attivano le fibre muscolari, verranno attivate in maniera diversa. La coordinazione intramuscolare, cioè fra i vari muscoli, sarà peggiore. La coordinazione intermuscolare, cioè come dialogano i muscoli, sarà peggiore. E quindi noi avremo una potenza massima, una potenza normalizzata più bassa. Perché? Perché il nostro sistema nervoso sarà stanco e farà fatica a reggere quei ritmi e a mantenere una corretta attivazione muscolare. Quindi noi dobbiamo iniziare, anche se siamo atleti di resistenza, iniziare a pensare che 1 o 2 giorni di stop non si perde alcunché. 2. Allenarsi tutti i giorni si può fare, assolutamente, io mi alleno tutti i giorni, 1 ora al giorno, ma bisogna essere coscienti che bisogna variare. Un giorno alleniamo la resistenza, il giorno dopo alleniamo la forza, poi alleniamo la tecnica, poi ancora la resistenza, poi ancora la forza. Cambiando questo tipo di allenamento stiamo stressando una cosa diversa e diamo la possibilità al nostro corpo di recuperare dagli allenamenti diversi. Se io il martedì faccio una pedalata, sto stressando soprattutto il mio sistema cardiovascolare. Il giorno dopo faccio pesi, sto stressando il mio sistema scheletrico e muscolare. E quindi tutta la parte del cuore, dei polmoni, sta invece recuperando, perché quando facciamo pesi il cuore cioè i battiti sono bassi, a meno che non facciamo del circuit training ad alta intensità, ma se facciamo forza massima, se facciamo comunque dei pesi, il cuore si tende a stare a delle intensità più basse. Un'ora di bici può bruciare, un'ora di corsa può bruciare fino a 700 kcal, un'ora di pesi 150-200 calorie. Questo appunto perché è diverso l'impegno a livello metabolico. Per cui è importantissimo andare a combinare gli allenamenti in maniera intelligente, in maniera scientifica, soprattutto evitare di entrare nella fobia che cavolo, se non pedalo oggi perdo la mia forma, perché non è così. Perché il rischio altrimenti è che poi, come tantissimi clienti che si rivolgono ai nostri Bike Italia Lab, arrivano qui con sindromi da sovraccarico. Arrivano qui perché non hanno dato al proprio corpo il tempo di abituarsi alla pedalata. A noi capita continuamente gente che è abituata a fare massimo 50 km, dopo la visita biomeccanica sta bene, 140-200 km, e poi ci scrive: mi fa male il ginocchio. È la posizione? No, non è la posizione. È il fatto che hai fatto fare al tuo corpo qualcosa per il quale non è abituato. Noi dovremmo al massimo aumentare l'intensità
il volume di allenamento del 10% ogni settimana. Questo è stato visto essere il carico ottimale progressivo per il nostro corpo. Se sono abituato a fare 100 km come uscita massima e ne faccio 300, il problema è che il nostro corpo non è abituato. Quindi non dobbiamo avere paura di riposare, perché è nel riposo che si vedono i miglioramenti, perché è quella finestra che permette al nostro corpo di abituarsi, di adattarsi. Bisognerebbe riposare tanto duramente quanto tanto duramente ci si è allenati. E dobbiamo cercare di pianificare quello che si chiama il tapering, cioè arrivare alla competizione in regime di freschezza. Per farlo possiamo utilizzare quella che si chiama una periodizzazione a blocchi. La periodizzazione a blocchi funziona così. Voi prendete la vostra gara principale, la Maratona delle Dolomiti, la Nove Colli, lo Zaler, la Iro, quello che volete. E sapete che quel giorno lì. Da lì fate 2 settimane prima, saranno le settimane di tapering, dove andremo a ridurre il carico e arriveremo alla gara in condizioni di freschezza. E questo è il primo blocco. Poi ci sarà un blocco da 4 settimane specifico, di allenamento specifico per la gara, in cui andremo a simulare le condizioni reali della gara che andremo a affrontare, e all'inizio un blocco da 4 settimane in cui invece alleneremo la nostra capacità generale. Quindi avremo un blocco di 4 settimane che è quello, chiamiamolo generale, un blocco di 4 settimane che è quello sport specifico dedicato alla prestazione in sé, e poi un blocco di 2 settimane di tapering. Vi faccio un esempio. Io, oltre a essere un biomeccanico del ciclismo, seguo anche degli atleti preparazione atletica negli sport di combattimento. La stessa cosa che sia un ciclista o sia un boxer o un kickboxer, è la stessa cosa. Si prende la gara principale, si parte da quella gara sottraendo le 2 settimane che precedenti per fare il tapering, 4 settimane di allenamento specifico, che in questo caso sarà la trasformazione della forza in potenza, e 4 settimane base di aumento della forza. La stessa cosa dovrete fare voi con la vostra prestazione in bicicletta. In quelle 2 settimane si può arrivare a ridurre il carico di allenamento nel tapering fino al 50%. Cioè, se eravamo abituati a fare 100 km a settimana, 200 km a settimana, ne facciamo la metà, che può essere stessa distribuzione degli allenamenti con metà durata o metà allenamenti con la stessa lunghezza. Però andiamo a permettere al nostro corpo di arrivare fresco alla prestazione. Perché se non diamo tempo al nostro corpo di recuperare, di migliorare, di assorbire completamente quello che viene chiamato overreaching, cioè la fatica accumulata nei 2 mesi precedenti di preparazione, oltre a questo c'è anche tutta la fatica del lavoro, della vita privata, dei figli, non avete dormito una notte perché vostro figlio è stato male, di qualsiasi preoccupazione che fa parte della vita quotidiana, che entra nel computo degli stressor quotidiani. Come avete mangiato, non avete digerito, siete usciti con gli amici, dopo finalmente c'è il coprifuoco fino alle 11, siete usciti con gli amici, avete bevuto 4 spritz e siete tornati a casa stonati. Tutto questo fa parte del gioco. Dare 2 settimane al vostro corpo prima della competizione, non produce alcuna riduzione della capacità di prestazione, anzi la migliora. 2, è una strategia funzionale per arrivare freschi, pronti e soprattutto motivati, perché staccare 2 settimane, ridurre il carico, riduce anche la monotonia e vi permette di arrivare il giorno della gara pronti, vogliosi, cosa che invece se continuate ad allenarvi sempre allo stesso modo subentra la monotonia e questo non aiuta. Quindi io spero, perché
Devo dire che mi capita spessissimo di avere a che fare con ciclisti che sono ossessionati, che ho avuto clienti che hanno messo su Strava il test della visita biomeccanica perché hanno pedalato sul rullo, quindi l'hanno considerato come allenamento. Fa bene, è una cosa divertente, ma questo vi fa capire quanto si è ossessionati dal fatto semplicemente che bisogna pedalare. Quindi meno ossessione e più intelligenza. Questo è il take home message di questa diretta. Ora, vi ricordo che se volete effettuare una visita biomeccanica con noi, ci trovate nello studio di Monza, a Bergamo, a Bologna, a Firenze e da giugno, grande, sono molto contento di questo, da giugno saremo a Rimini, a Roma, a Verona e a Rovigo. Quindi avremo alla fine 8 studi distribuiti sul territorio italiano che permetteranno quindi di effettuare visite biomeccaniche con noi. Altra cosa, se invece volete, vi è interessato questo tema di come gestire l'allenamento in maniera intelligente, di come strutturarlo per far crescere la forma fisica, aumentando quello che è il TSS, cioè il Training Stress Score, del quale magari parleremo in una diretta, e poi abbassare la condizione di fatica generale, potete scegliere di allenarvi con noi. Per sarete seguiti dai nostri preparatori che vi produrranno un'intervista per definire gli obiettivi, un test e dal test poi delle tabelle di preparazione atletica. Detto questo, io vi ringrazio nuovamente per avermi seguito in questa diretta e spero martedì di riuscire a farne un'altra. E altra cosa. Ecco qua, Vincenzo che scrive: ho avuto clienti che hanno messo il test biomeccanico su Strava perché lo hanno considerato allenamento eroico. Beh, il nostro test dura 2 ore, pedali parecchio, 1 ora e mezza pedali, l'altra mezz'ora è visita fisioterapica. Gli ultimi 15 minuti fai un test di pedalata per capire come va. Alla fine pedali per 1 ora e mezza. Quindi c'è gente che mi ha chiesto: posso attaccare il Garmin e metterlo su Strava? E ho detto: va benissimo. Sono cose, mi faceva sorridere il fatto che un test biomeccanico, quindi non prettamente allenante, venisse poi inserito nel computo dell'allenamento. Detto questo, prima di salutarvi e augurarvi un buon pranzo, rinnovo gli auguri di buon compleanno al mio bimbo, a Fabio, 5 anni che è al mondo a rompere le scatole, ma anche a riempirmi di tantissima gioia, per cui tanti auguri, Fabietto. Detto questo, vi auguro un buon weekend, una buona giornata e soprattutto tante tante buone pedalate. Alla prossima, ciao!